Signor Caleb. Hai sentito? Sì. Questa storia non riguarda più solo la Mosley, ci porterà tutti a fondo insieme a lei. Purtroppo si trova in una situazione molto delicata e problematica. Sì, ma ha pestato un prigioniero per ottenere informazioni e poi l'ha scaricato a noi, rendendoci tutti suoi complici. Sì. Avrei fatto la stessa cosa per mio figlio. E credo anche voi due. Che ci fai qui? Anch'io sono contento di vederti. Lei dovrebbe essere in ospedale, signor Hanna. Non dovresti stare in piedi, tantomeno fare le scale. Sto bene. Lei si batte per suo figlio. E ho promesso di aiutarla, ok? Ma ora è fuori controllo. Ricorda cosa eri pronto a fare per tuo padre, G. Ma ci coprivamo le spalle a vicenda. Anche il vice direttore Mosley ha le spalle coperte. Ma non in questo caso. La terremo d'occhio. E io le ricorderò che la stiamo già tenendo d'occhio. Per lei non farà alcuna differenza. Ci trascinerà all'inferno se penserà di trovarci suo figlio. Ci sono parecchi numeri nel mondo con diversi prefissi internazionali che corrispondono a quello che ha avuto Reyes, ma questo nello specifico corrisponde a un cellulare localizzato nella seconda casa del generale Arturo Vasquez, nello stato di Sinaloa, appena fuori Los Mochis, in Messico. Ok, ho un riscontro da parte della CIA sul generale Vasquez. Hanno un fascicolo su di lui. Lo esamino e vedo cosa trovo. Il generale Vasquez è responsabile dell'acquisizione degli armamenti per l'esercito messicano. Vasquez compra le armi. E Williams le vende. I video di sorveglianza della CIA delle 20:15. Williams con Vasquez. Il telefono è stato localizzato nella villa di Vasquez, usato 3 ore fa e poi spento. Intercettatelo. Certo, ora chiedo il mandato. Senza mandato. Vice direttore, senza un mandato non si potrà sostenere un sospetto. Signorina Jones, so come funziona un processo federale. Mettete sotto controllo quel telefono. Verrà mostrata la catena di prove. Si scoprirà che sono stato io a violare... Signor Bill, sarò chiara. Se non lo fate, siete licenziati. Sì.